sono lì di Abruzzi, sono responsabile nazionale della famiglia italiana. Allora, che vuoi dire del punto di famiglia dell'Acre di Siena? Il punto famiglia delle Acre di Siena è bellissimo perché parte da un'esperienza dal basso, veramente. Cioè, le Acre di Siena prima si sono messi in ascolto del territorio con un bellissimo osservatorio di ascolto dei bisogni delle famiglie, ascoltiamo per dare risposte, e poi dopo che piano piano si sono messi in ascolto, hanno acquisito quali erano i bisogni delle famiglie di Siena, hanno avviato una prima sperimentazione a Poggi Bonzi, hanno partecipato a tutte le iniziative di formazione nazionale e a quel punto, con il supporto della Fondazione Montepaschi, che a Siena è una vera e propria realtà di sostegno, di supporto, di welfare sussidiario, hanno avviato questo punto Agri Famiglia. Come responsabile delle politiche della famiglia delle Agri del punto famiglia faccio tantissimi auguri al punto famiglia delle Agri di Siena e ne sono veramente orgogliosa. Il presidente Francesco Rossi e Morgana e Vincenzo, i due responsabili, che sono poi una coppia giovane, una famiglia, una giovane famiglia che si è messa in gioco a favore delle altre famiglie, gli faccio veramente tanti auguri per il lavoro che faranno, un lavoro in cui coinvolgeranno le altre famiglie a farle diventare protagoniste, perché la famiglia è la prima cellula della comunità e dal benessere della famiglia, diceva Giovanni Paolo II, ne viene, ne discende il benessere della comunità. E quindi lavorare per la famiglia significa lavorare per la comunità, lavorare per la famiglia significa riconoscere che la famiglia, assieme al lavoro, assieme al terzo settore, sono quegli elementi di generatività che possono darci una speranza di futuro per il nostro paese. E che dice dell'Acre Colf di Siena? Le Acre Colf sono una struttura veramente, un'organizzazione veramente importante dentro il sistema, perché le Acre Colf si prendono cura da una parte delle assistenti familiari, che sono una categoria un pochino debole, poco tutelata, invece le Acre Colf da sempre tutelano e promuovono questa categoria, dandole anche una grande dignità e riconoscendo il valore del lavoro di cura, del lavoro familiare, che è un lavoro importantissimo. Dall'altra parte sostengono le famiglie, perché le famiglie oggi non sono le famiglie di ieri, che avevano una governante, una, diciamo, cameriera, allora si chiamavano in maniera un pochino anche dispregiativa. Ora si chiama assistenza familiare proprio per lusso. Oggi l'assistente familiare è un elemento fondamentale del welfare fatto in casa, del welfare del lavoro di cura. L'assistente familiare aiuta la donna a conciliare i tempi di lavoro e i tempi della famiglia, prendendosi cura dei soggetti che sono più fragili, dei bambini, degli anziani, dei diversamente abili. Quindi fanno un lavoro preziosissimo per la comunità, che spesso purtroppo ai noi è poco riconosciuto. E le Acre Colf lavorano per riconoscere il peso e il valore di questo lavoro, di cui oggi non possiamo fare a meno, ma che deve avere grande dignità, grande riconoscimento e grande rispetto. Ringrazio signora Lidia. Grazie a te, molto bene, complimenti per il lavoro che stai facendo. Grazie mille, grazie.